una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Giulio Viviani. Cari amici, ben ritrovati. La domenica 9 giugno riprende quello che la Chiesa chiama il tempo ordinario, il tempo delle domeniche tra l'anno, quelle che tutti distinguete perché contrassegnate dal colore verde delle vesti liturgiche del sacerdote. Quel verde che di per sé nella liturgia non è il verde speranza, ma è il verde in qualche modo quotidianità. Infatti questo tempo ci fa ripercorrere non i grandi misteri della vita di Cristo, la Pasqua, il Natale, così, ma la realtà normale della sua vita, non solo i primi 30 anni, ma quei 3 anni che ha passato facendo del bene, annunciando il Vangelo. La pagina del Vangelo di oggi ci ricorda uno dei miracoli più grandi, più belli di Gesù, la resurrezione del figlio della vedova di Nain. E di fronte a questo fatto la gente dice: questo è un profeta, cioè questo ci parla in nome di Dio. Ed è l'invito quindi anche per noi a diventare capaci di riconoscere da una parte la presenza di Cristo nella nostra vita, che magari non farà grandissimi miracoli, ma fa tanti segni di bene e ci aiuta a farli, e quindi a diventare anche noi profeti, cioè gente che parla in nome di Dio, che agisce in nome di Dio. E dovremmo allora domandarci questa domenica: chi è Gesù Cristo per noi? Lo conosco questo Signore Gesù? Quante volte noi lo diamo per scontato, e invece ogni tanto occorre ridirlo, quasi anche quando preghiamo, dire il suo nome, Gesù, Signore Gesù, Gesù Cristo, per dire a noi stessi che ci crediamo, che fa parte della nostra vita. In questo anno della fede che ci aveva proposto Benedetto XVI, qualche volta però ci viene il dubbio: sarà vero? Sarà tutto vero? Qual è la verità? E San Paolo nella seconda lettura ci dice che il Vangelo di Cristo, l'annuncio di Cristo, non segue modelli umani, ma è una rivelazione. Cioè occorre aprirsi alla grazia di Dio, al dono dello Spirito Santo, perché ci illumini, ci dia gli occhi stessi di Gesù per riconoscere la verità. Lui che è una presenza viva per noi. Qualche volta occorrerà, come il profeta Elia ce lo racconta la prima lettura, avere anche il coraggio di sfidare la nostra cultura, di sfidare la nostra storia, per proporre Dio. Questa è la nostra fede. Questo significa per noi oggi guardare a Gesù Cristo con quell'atteggiamento che fu quello del grande Papa Paolo VI, che in una delle sue belle preghiere diceva: tu ci sei necessario, Cristo, abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te per vivere in comunione con il Padre. Tu ci sei necessario perché ogni giorno, incontrando le miserie, la nostra miseria, possiamo guarirla con la tua forza. Tu ci sei necessario per ritrovare le ragioni vere della fraternità degli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità. Tu ci sei necessario, Cristo, perché tu hai vinto il peccato e la morte. E questa è la grande verità che, cari amici, noi celebriamo ogni domenica: la vittoria di Cristo e la necessità che abbiamo per noi e per il mondo di annunciare e di riproporre Cristo. Buona domenica a tutti.